Ciao a tutti e bentornati. Allora, può capitare che a volte l'orrore e la quotidianità si fondino insieme, diventando così un tutt'uno. Difficile poi andare a definire i limiti dell'uno e dell'altro elemento. Oggi voglio raccontarvi la storia di Luigia Borrelli, che trova il suo tragico epilogo a Genova nel lontano 1995. Luigia è una donna che è stata segnata da diverse vicende spiacevoli nel corso della sua vita e a causa di queste è stata portata a vendere il suo corpo in uno di quei bassi fondi nella zona di Genova Vecchia, posto in uno dei tanti carrugi dove filtra poca luce ed è frequentato da persone poco raccomandabili. Luigia arriva a Genova dalla Sardegna nei lontani anni 70 in cerca di un futuro migliore e una nuova vita. Si sposa, trova un lavoro e mette al mondo due figli. Suo marito Mario, negli anni 80, decide di fare il gran passo, si mette in proprio e così acquista un bar. Ma per poter attivare meglio il suo locale ha bisogno di soldi, tanti soldi Mario, e le banche non sono disposte a concedergli il prestito. Allora Mario si rivolge a delle persone poco raccomandabili ed ottiene un prestito di 250 milioni. Purtroppo le cose non andarono bene e non riuscì a restituire neanche una piccola parte di quel prestito. E nel febbraio del 1990 Mario muore a causa di un infarto e lascia sulle spalle di sua moglie Luigia il pesante fardello di un debito enorme e due figli da crescere. Appena dopo la morte di Mario incominciarono ad arrivare delle minacce. Quelle persone volevano indietro i loro soldi. Ed erano minacce sempre più pressanti e sempre più violente. A quel punto Luigia si vede costretta a fare una scelta obbligata e dolorosa. È forse proprio quella più difficile della sua vita, e cioè quella di vendere il proprio corpo. Per mettere in atto questa ultima risorsa, Luigia prende in affitto un piccolo fondo in vicolo degli Indoratori al numero 64, in uno di quei vicoli di Genova dove c'è sempre poco sole. Lì Luigia opera la sua triste attività sotto il nome di Antonella e lo fa dal primo pomeriggio fino a sera. E anche con un discreto successo, tanto che sull'uscio del suo locale la luce è sempre rossa, il segnale che lei è impegnata con un cliente. Quello che guadagna le permette di pagare le rate del debito, l'affitto dell'appartamento e tutto quello che serve per crescere i suoi due figli. Luigia è diversa dalle altre, lei con i clienti ci passa proprio del tempo, gli presta attenzioni, tanto che con alcuni dei suoi clienti si crea proprio un rapporto di amicizia che va ben oltre il solo atto sessuale. Luigia arriva così ad avere una doppia vita, due identità distinte, che riesce a tenere separate fino a quel tragico pomeriggio in cui viene ritrovato il suo corpo senza vita. Quel giorno Luigia non rincasa e sua figlia 19enne telefona alla signora a cui la madre aveva raccontato di fare da badante. Ma l'anziana donna altro non era che la proprietaria del fondo preso in affitto da Luigia in via degli Indoratori. L'anziana signora si reca al fondo e, aperta la porta a forza, e si trovano subito in una scena raccapricciante: il corpo di Luigia, seminuda, in una pozza di sangue. Sangue ovunque e uno sgabello poggiato sul materasso riverso. Ma la cosa più scioccante, un trapano con la punta conficcata nella gola della vittima. La donna ha subito un attacco di una violenza inaudita. Segni di percosse sul viso e sul corpo, alcuni denti rotti e addirittura le unghie spezzate. Questo segno che Luigia aveva capito cosa stava succedendo e cercava con le sue ultime forze di difendersi. Il viso è irriconoscibile, ricoperto totalmente di sangue. Secondo gli inquirenti, la donna è stata tramortita da pugni sul volto e poi colpita ripetutamente con lo sgabello di legno. La follia dell'assassino non si è fermata perché ha finito Luigia con 15 fori di trapano a partire dal petto fino alla gola. Il killer ha usato una violenza impressionante ed eccessiva, una modalità tipica dell'overkilling. Dopo questo feroce omicidio, l'assassino ha rubato i soldi guadagnati da Luigia nel corso di quella giornata
Esce e tira giù la serranda e la blocca col lucchetto. Una volta trovato il cadavere, partono subito le indagini. Vengono ascoltati i figli di Luigia, ma la polizia presta particolare attenzione ad un elettricista sardo di 52 anni, tale Ottavio Salis. L'uomo viene segnalato ai carabinieri dalla proprietaria del fondo, in quanto manutentore di quel piccolo locale, e si ritiene che quel trapano sia proprio il suo. Durante i diversi interrogatori, l'uomo si contraddice più volte. Le sue ricostruzioni sono sempre confuse. Sui giornali e alla TV non si parla d'altro. Il nome di Ottavio compare dappertutto come il sospettato dell'omicidio, nonostante lui continui a dichiararsi innocente. La pressione su di lui è enorme. Non la regge. Ottavio, un giorno, preso dalla disperazione, si suicida, gettandosi da un cavalcavia e in tasca alcuni fogli, indirizzati sia alla sua famiglia che agli inquirenti che stanno svolgendo le indagini. Ribadisce per l'ultima volta la sua innocenza e chiede al maresciallo di trovare il vero colpevole. Nel frattempo, dai vari laboratori arrivano pure i risultati dell'autopsia. Luigia Borrelli è stata aggredita tra le 21 e le 23 del 5 settembre 1995 ed è morta a causa delle ferite provocate dall'assassino. La donna ha lottato fino all'ultimo e forse è riuscita a ferirlo a sua volta. Le tragedie però di questo triste caso non sono ancora finite, perché il 25 marzo del 1996 viene trovata morta in casa sua l'anziana donna proprietaria del locale dove Luigia accoglieva i suoi clienti. L'anziana si è tolta la vita con una forte dose di barbiturici, forse spinta dalla disperazione di aver perso il suo unico sostegno economico. In più anche il clamore mediatico intorno a quella tragedia l'avevano distrutta psicologicamente. Le indagini proseguono, ma nessuna pista sembra portare alla soluzione del caso. Ad un certo punto viene addirittura chiamato in causa il serial killer Donato Bilancia, ma anche in questo caso le indagini si fermano prima di partire. Gli inquirenti brancolano nel buio e passa qualche anno fino a che non ci siano sostanziali novità. Poi, ad agosto del 2004, il maresciallo che è a capo delle indagini riceve una lettera anonima, forse scritta proprio dall'assassino. L'uomo che ha spedito e scritto quella lettera dimostra di sapere particolari di quel delitto del quale solamente il killer potrebbe sapere. Quindi la lettera viene considerata attendibile, fatta analizzare, ma né sulla busta né sul foglio ci sono tracce di DNA. Tutto è fermo ancora una volta. Poi, 10 anni dopo, un'altra tragedia segna questo caso. Il 14 agosto del 2014, il figlio della vittima, Roberto, si toglie la vita. L'uomo era in cura per problemi psichici, mai risolti del tutto. Secondo il personale medico che lo seguiva, l'uomo non aveva mai superato del tutto la perdita della madre. Qualcosa inizia a muoversi anni dopo, quando il caso irrisolto di Luigia viene trattato da una trasmissione in TV ed arriva la segnalazione da parte della figlia di una sua collega di lavoro. La ragazza ricorda che nei giorni seguenti la scomparsa di Luigia c'era un loro collega di lavoro che presentava graffi e lividi sul volto. Secondo quella testimonianza, l'uomo sarebbe stato un cliente della vittima, dalla quale ne subiva anche dei ricatti. Nel 2023 vengono fatti nuovi esami del DNA e l'uomo viene scagionato. Insomma, gli investigatori si trovano come in un vicolo cieco, un caso senza soluzione. Le indagini però non si fermano e nel 2023 arriva la corrispondenza del profilo genetico di un uomo che nel 2016 si trovava nel carcere di Brescia. Non è l'assassino, ma la conferma di una parentela paterna, con una traccia genetica rinvenuta sulla scena del crimine. Secondo la scientifica, il parente del detenuto sarebbe l'assassino di Luigia Borrelli. Settembre 2024, rintracciano tramite quel profilo genetico il possibile assassino. Si tratta di un carrozzino
carrozziere genovese di 65 anni, Fortunato Verducci. Si è arrivati a lui grazie alla banca dati e alla comparazione dei referti. L'uomo sostiene la sua innocenza nonostante il suo DNA sia stato trovato sul luogo del delitto. Fortunato Verducci non è stato arrestato perché dopo 29 anni il giudice non ritiene ci sia rischio di fuga. Dovrà però affrontare un processo e spiegare il perché il suo DNA si trovava in quel locale.